Carissimi amici della mia, buona domenica. Domenica è molto presto per me. Prima di iniziare la tratura, una piccola precisazione che tenevo a fare dopo qualche situazione che si è nel tempo, come dire, ripetuta. Allora a quel punto ho detto, ma forse è meglio un chiarimento. Il chiarimento è questo: l'altra settimana qualcuno sulla pagina di Facebook mi ha scritto, ah, ma tu fai solo pubblicità. E poi mi è stata fatta un'altra osservazione, che anche qua chiariremo. Ripeto, mi scuso se questo video sarà lungo, ma è importante secondo me chiarire queste cose. Allora, pubblicità io non ne faccio. Non ne faccio non perché ci sia qualcosa di male nella pubblicità, ma perché, intesa come la intendeva quel signore, io non la faccio. O perlomeno non la faccio ancora. Magari un domani mi arriverà un'offerta irrinunciabile e la farò. Cosa si intende della pubblicità? Si intende di utilizzare prodotti che mi vengono magari forniti dietro pagamento, magari, questo è una testimonial, e fingere, tra virgolette, di essere, oppure omettere il fatto di essere un testimonial. Ecco, mai successo. Mai successo perché A, non sono cose importanti, B, non è il mio mestiere. Cioè, il mestiere è un altro. E C, il 90 erotti, diciamo, i prodotti che io ho utilizzato sono prodotti che io ho acquistato. Io ho iniziato a fare questi video perché ho voluto valorizzare anche la collezione di rasoi che continua a crescere, che malgrado le perplessità, sono un eufemismo di mia moglie, io acquisto con una certa regolarità. Quindi, ah, ma tu hai presentato dei pennelli, ad esempio, che sono stati dati in test. Certo che sì. Perché un conto è essere un testimonial, cioè un conto è avere la giacchetta di questo produttore, di questo distributore e fare quello che, diciamo, ti viene chiesto di fare, dietro compenso o meno, questo è ovviamente, non lo so. Un conto è altro conto è ancora fare il venditore, cioè se io domani decidessi di aprire uno store, qualcuno l'ha fatto, non c'è niente di male, assolutamente niente di male. Quando mai un'attività commerciale, anzi, nella mia filosofia, chi imprende è un grande, cioè voglio dire, non c'è niente di male. Apro uno store, apro un negozio, apro un, no? Io non sarei in grado, cioè, nel senso che non ho purtroppo mai avuto il pallino del commercio, quindi non sarei proprio in grado di farlo. Rischierei di fare il bagno, come si dice. Quindi non è nelle mie intenzioni. Quindi il mio mestiere è un altro, ripeto, è un altro. Quindi questo lo faccio perché è una cosa divertente per me, no? Cioè, ma il mio mestiere è un altro. Ma se io aprissi un negozio, non sarebbe nulla di male a dire, signori, sappiate che questi prodotti li vendo. Se li volete li potete comprare, nulla di male. Quello che non sarebbe corretto è prendere magari un prodotto in prova e non dichiararlo. Non dichiararlo lasciando, diciamo, all'utente una sorta di non è un inganno, ma la convinzione che il giudizio sia assolutamente non condizionato da nulla, invece non è così. Perché io quando prendo un pennello di Essilor Cosmetics lo dico, guardate, questo qua è un pennello che mi hanno spedito. Essilor Cosmetics è una marca che ha una collaborazione storica ormai da quasi un anno con il nostro canale e mi manda ogni tanto dei pennelli da provare. Ora, perché lo dichiaro? Non perché ci sia qualche problema, ma perché se voi sapete che io ho ricevuto un pennello, un sapone, un rasoio in prova e quindi, parliamoci chiaro, non l'ho pagato, voi dovete fare la tara sul fatto che il mio giudizio potrebbe anche non essere completamente, non libero, ma non condizionato. Cioè, c'è sempre un minimo di dire, ma mi hanno mandato un pennello gratis da provare, cosa faccio? Dico che fa schifo? Non è mai capitato, devo dire, di ricevere materiale scadente, però anzi, sono sempre stati prodotti di qualità. Io ho anche detto quali preferisco, quali meno.
Però è evidente che c'è un minimo di condizionamento nel discorso, ci può essere, cioè, non che ci sia stato nei miei confronti, ma io, essendo esseri umani, ci può essere un minimo di condizionamento. A maggior ragione se magari dietro, e non è il mio caso, assolutamente, ci fosse addirittura dell'altro, cioè ci fosse addirittura un compenso per fare testimonial, cosa che io devo dire che in qualche modo non ho mai, 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 mai percepito. Non nascondo che sono stato, come dire, contattato da qualcuno per come dire, un discorso un po' più strutturato, che io ho rifiutato proprio per un motivo lì, perché pur ringraziando quel qualcuno per avermi offerto, diciamo, una collaborazione, chiamiamola, che comprendeva anche una parte economica, ho ritenuto che, essendo il mio lavoro un altro, ed essendo questi video dei video che vogliono dare un servizio di trasparenza, sarebbe stato una forzatura, sarebbe stata una cosa che non. Niente di male, ripeto, niente di scorretto, niente di illegale, ma una cosa un po'. Cioè, mi avrebbe condizionato. E allora io ho detto no, in questo momento, cioè, il gioco non vale la candela. Se un domani arriva, che ne so, il più grande produttore al mondo di rasoi e mi dice: guarda, devi diventare il testimonial mondiale, io magari accetto. Però parliamoci chiaro, in questo caso era una cosa diversa e io ho detto no, perché voglio mantenere una certa indipendenza da chiunque. Poi, ripeto, è normale che se io faccio tutte le settimane un video, non posso, ad esempio, io sono facendo dei rasoi, me ne comprerei 5.000 e li compro, ma non posso comprarmi un sapone alla settimana perché devo fare il video. È normale che se tu mi dici: ah, ma senti, mi è già capitato il produttore che mi chiama, perché non provi il mio sapone? Sì, se magari in particolare quel sapone mi attrae, l'ho già comprato, ma non è che lo compro apposta per provarlo. Quindi è normale che uno possa dire mandamelo, cioè no, non chiedere, oppure accettare, voglio dire, di avere il sapone per dire, cioè, l'aftershave in testa. Ma va dichiarato e l'utente sa che cosa io sto facendo. Sto recensendo un prodotto che ho ricevuto gratis. Questo è il discorso. Questo è come io gestisco le cose. Cosa fanno altri? Non mi interessa. Ripeto, non è un messaggio contro altre situazioni, anzi, io invidio, e nel senso che non ho proprio il pallino negli affari, in questo senso qua, chi commercia, chi fa funzionare gli affari, quindi non c'è, anzi, ho massima stima di tutti, però. Nel mio caso, quando mi dicono fai pubblicità, signori, no, non la faccio. E se pubblicità si intende quello che ho appena detto, a maggior ragione, no. Secondo punto, e poi passiamo alla rasatura, riguarda l'utilizzo di prodotti, diciamo, di elite. E allora qui rispondo che guarda che non è vero, cioè non cercare che abbaia, perché anche lui evidentemente si lamenta che sto scherzando. E non è vero che io utilizzi prodotti che scelgo, e cioè, alcuni prodotti inglesi, ad esempio d'Elite, mi fanno impazzire, li uso. Ma visto che sono stato, tra virgolette, accusato di usare prodotti troppo poco popolari, oggi usiamo prodotti del supermercato ottimi, peraltro ottimi. Provando un rasoio nuovo, quindi usiamo la nostra inossidabile Pro Raso Verde per la gioia di grandi e di piccini, e comprerò questa novità che è il Silversmith della Colonial Razor. Questo è il secondo rasoio che la Colonial Razor sforna, ditta americana, mi pare che ci siano due fratelli. Con la passione della rasura tradizionale e quindi con la massima attenzione ai dettagli. Il primo rasoio era stato il Colonial
Colonial Razor, scusate, Colonial Razor Single Edge, che è stato ovviamente introvabile. Io trovo solo la testina, però bastava quella perché il manico poi l'ho abbinato. Ora, Colonial Razor esce con questo Double Edge. Silver Smith, vedete questa forma? È molto particolare, molto richiama l'argenteria inglese dell'Ottocento. Ecco, diciamo, questo è un po' l'idea, secondo me, no? Lo stile Silver Smith, questa argenteria inglese. L'acciaio è un acciaio, mi pare, 316L, credo. Lavorazione CNC, quindi lavorazione con macchine di precisione. Il peso è una novantina, una decina grammi, una decina grammi, ben bilanciato. Vedete che il bilanciamento è adesso qua mi sfugge perché ovviamente il manico è fatto molto bene, ma ha una forma particolare, è ben bilanciato. E io l'ho già provato in settimana e devo dire che fa parte di quei rasoi che ideali per una rasatura frequente. Ormai stiamo assistendo a una tendenza che io apprezzo molto, apprezzo molto, da parte dei produttori di rasoi artigianali tipo questo, di utilizzare rasoi d'acciaio. Qualche anno fa erano pochi quelli che sfornavano prodotti in acciaio di grande qualità. E soprattutto rasoi non iperaggressivi, ma ideali per potersi radere tutti i giorni. E questo è un altro esempio. Poi potremmo fare un discorso su questa cosa qua, vedere un attimo come si è evoluto il mercato negli ultimi anni rispetto al tipo di rasoio, che probabilmente è quello che più il mercato richiede. Il prezzo di questo rasoio, mi sembra di ricordare, è $150, quindi siamo in linea su quel target su quella fascia di prezzo, insomma, del rasoio di medio-alta qualità, anzi alta qualità. Poi chiaro che c'è anche rasoi più cari, però questo €150 è un prezzo, diciamo, secondo me corretto rispetto al mercato attuale. Proviamo con una lama che non fa sconti, proviamo con una Feather. Così vediamo com'è in questo parlo di 2 giorni, come Feather è difficile da domare, quindi anche io ho voluto usare la Kai. Che l'ho già utilizzato qua sopra, ma la Kai è più facile da domare, la Feather è più difficile che è più dura, quindi se domina Feather domina un po' tutto, no? Quindi apriamo la nostra Feather. E andiamo a montarla sul nostro Silver Smith della Colonial Razor. Guardate questo pettine ondulato con questo motivo particolare, vero? Un acciaio ovviamente satinato, come si può notare. Eccolo qua. Andiamo subito a montare il rasoio. Manico con queste scanalature, manico che dovrebbero garantire un grip e garantiscono un grip importante alla mano. Allora, iniziamo. Andiamo con l'acqua calda. Questo è cloraso verde, quindi più popolare di così non si può. Che non vuol dire meno efficace, come perché è grandissimo il sapone da barba, quindi non si discute, però raso non si discute, come non si discute altri prodotti che costano poco ma che hanno un'efficacia importante. Andiamo al video. Ho messo a bagno, ma solo un attimo, il pennello degli amici della pronotomia, eccolo qua, parlavamo di Diese Cosmetic, pennello degli amici della pronotomia, che ha un sintetico molto soft e andiamo a montare direttamente, direi, qua.
così evitiamo di usare la ciotola oggi, magari. Lo prepariamo in viso. Vedete come questo pennello, mettiamo un po' d'acqua, sintetico a vantaggio che non rovinandosi tanto, permette un montaggio diciamo un po' più anche sostenuto, no? Di spingere un po', vedete, guardate com'è. Il mentolo eucalipto, il proraso verde è inconfondibile, li sente anche e il profumo del barbiere, insomma. Eccolo qua, iniziamo, poi ad aggiungere acqua. Meccanica di montaggio impeccabile, non avrà miliardi di sostanze, ingredienti in più, però quello che fa lo fa molto bene, a risposta di quelli che sostengono che soltanto con i prodotti da 50 euro si possa fare. No, non è vero. Massaggino, facciamo ancora un po' d'acqua perché è non troppo solida il montaggio, un po' scorrevole, no? Ne parlavo con un barbiere da cui sono andato quest'estate che mi diceva no, noi anzi, proprio perché vai, la rosa non ho sciabetto, addirittura il montaggio è delicatissimo, cioè è quasi un velo, no? E andiamo a provare questo Silversmith della Colonia Reso. Però la lama si sente, però non morde, cioè il rosolio riesce a domarla. Assolutamente. Io devo dire che non sono sorpreso perché in settimana l'ho già utilizzato con due lamette diverse e in entrambi i casi il risultato è stato quello, insomma. Non con la Feder. Ecco qua. Il pelo è andato con una certa facilità. Di barba, i 2 giorni. Ho praticamente rimasta. E questo rasoio è veramente eccezionale. Perché ci ha condiviso e riprende il montaggio. Perché ha domato le feder e la prova della gestione delle feder è forse la prova del 9 per ogni rasoio di sicurezza da boreggio. Feder lametta efficacissima ma molto dura e molto tagliente, considerata da alcuni
addirittura comprare un microscopio, la più tagliente di tutti, più affilata. Quindi la gestione agevole della Feder è una prova di grande efficienza e grande progettualità del rasoio. Qui non servono tre passate, qui ne servono due, perché non c'è più niente. E diamo merito anche alla ProRaso, perché se il rasoio scorre bene, anche perché c'è una base, una crema che ecco qua, un bel obliquo nelle parti in cui mi fa da contropelo. Vedete, canta perché qualcosa c'è ancora ovviamente, ma poco. Ma lo fa. A questo punto in scioltezza. Quindi andiamo di contrappelo secco. E voilà, ecco un ritocchino qua lo faccio, ma soltanto un ritocchino perché è rimasto un pochettino di pelo qua. Ho visto. Ecco, l'unico difetto di questo rasoio ve lo dirò dopo perché c'è là, secondo me è un difettuccio, ma niente di che. Ecco qua, a posto. Abbiamo ottenuto un BBS. Allora, cerchiamo di vedere il mestiere. Cerchiamo il viso. E facciamo un ragionamento. Allora, ci puliamo. Allora, come vedete, la rasatura è stata impeccabile. La barba di 2 giorni. Allora, iniziamo dall'inizio. Anche se mi fa addirittura ridere dover ribadire cose già dette 1000 volte, ma ProRaso si conferma una crema sapone da barba eccezionale. Ha un prezzo ridicolo, una qualità di resa eccezionale. Quindi non è vero che per radersi bene occorrono prodotti da centinaia, da decine e decine di euro. Basta anche una ProRaso verde per avere un risultato veramente ottimo. Poi è ovvio che io li provo tutti, quelli che piacciono a me, quelli che piacciono a me, e è ovvio che mi piacciono molto gli inglesi, ad esempio, mi piacciono molto i saponi di alcuni artigiani italiani, non so fare nomi, ma li sapete. Mi piacciono molto i saponi italiani anche di alcuni piccolissimi artigiani, però nulla toglie alla ProRaso, per dire. È un prodotto che si trova in qualsiasi supermercato, ma che vale ogni centesimo di quello che viene pagato. Accoppiata Feder con Silversmith. Feder non è che, anche qua non ve le sto più a proporre, cioè nel senso che sapete tutto della Feder.
La curiosità è su questo rasoio che si pone come il Tatara, come il Federer SD2, come il rasoio russo provato recentemente, come il Rocknell, come un'altra serie di rasoi più o meno cari a livello economico, ma comunque di alta fascia, come un rasoio ideale per chi vuole radersi tutti i giorni con una mente efficace senza perdere tanto tempo. E questa è la tendenza, secondo me, verso la quale sta andando il mercato dell'alta qualità. Certo. Mi direte voi, c'è l'R89 o l'Edwin Jagger, ma qui stiamo parlando di un prodotto ancora più delicato, come appunto quelli che ho citato, che secondo me, è stato pensato proprio per consentire al rasatore che vuole utilizzare il rasoio di sicurezza e non il multilama tutti i giorni, di poterlo fare senza troppi pensieri e affanni, e con una rasatura rapida, perché questo, una volta che viene, come dire, imparato l'ABC dell'utilizzo della sicurezza, con questo ci si rasa esattamente nel tempo in cui si usa un multilama, cioè con una Feder. Quindi, grande. Del rasoio, cosa possiamo dire? Che l'acciaio è grande qualità, la forma è, come vedete, particolare. Molto retrò, ma molto retrò, richiama temi ottocenteschi, secondo me, e è un prodotto effettivamente che vale i 150, credo, mi sono pagato dollari che venivano chiesti. Quindi Colonial Razor ha fatto un buon lavoro, complimenti a loro. Aftershave, a questo punto, anzi dopo barba, rimaniamo in casa provato. Perché no? Anche qua, sapore di barberia, prodotto assolutamente con un po'. Non è più il caso di usare il freezer, perché adesso le temperature sono diverse. Ma anche qua, massima soddisfazione. Pennello, il nostro del gruppo, che mi ha fatto nel canale, che mi ha fatto fare a suo tempo alla DS Cosmetic, collaborazione. Eccolo qua, si conferma un eccezionale sintetico e niente, sei sempre lo stesso, insomma. Quindi io vi saluto, vi ringrazio, tornando al discorso di prima per concludere. Pubblicità non ne faccio, almeno per il momento non sono intenzionato a fare il testimonial di nessuno. Se qualcuno mi manda qualcosa da testare, l'accetto perché è giusto accettarla, ma è giusto soprattutto dire ai propri utenti: guardate, questo prodotto mi è stato dato in test, quindi sappiate che il mio giudizio è sicuramente il più onesto possibile, ma potrebbe essere condizionato, ecco perché va comunicato, potrebbe essere condizionato dal fatto che, come dire, no? Anche l'educazione nei confronti di chi ti fornisce magari un sapone, non puoi dire, ah, questo sapone proprio non mi piace, fa schifo. No, secondo me c'è sempre poi un minimo di, no? Cioè un piccolo velo di condizionamento ci può essere, è umano. Allora è giusto che le cose che vengono date in test, quando vengono date, io come sempre dirò e dico: questo è stato dato in test, questa è una cosa che ho acquistato io, quindi non c'è problema. Quindi pubblicità, evitate di scriverlo perché purtroppo al momento nessuno, anzi qualcuno mi ha appunto fatto delle proposte, ma non accettate, quindi con tanti ringraziamenti e tutto quanto, ma io non intendo al momento diventare testimonial di nessuno, quindi non temete da questo punto di vista qua. Vi saluto, vi auguro buona domenica, buona barba a tutti e ci vediamo la domenica prossima con un altro video.